Buongiorno amici! Basta rompere le scatole da risa, basta, basta, basta. Già, come se uno la domenica mattina non avesse niente da fare che rompere le balle alla moglie con una macchinina di questo genere. Già. Ma ragazzi, oggi piove, quindi perché non provare lo Smart Robot 3 Plus? Grazie per aver comprato il robot di Elgu. Grazie a te, Elgu. Stiamo parlando della Smart Car Robot, adesso non mi ricordo come si chiama, com'è? Progetto Robot Autocar V3. Sì, è un nome un po' strano, l'ho letto perché sinceramente non mi ricordavo, anche perché qui c'è scritto Smart Robot 3.0 Plus Car Kit. Questo video è sponsorizzato, tra virgolette, da Elegoo che mi ha spedito questa macchinina. Che devo dire all'inizio non mi sembrava niente di che, in realtà mi sono divertito a montarla perché comunque è tutta a pezzi e qui c'è tutto un insieme di istruzioni e abbastanza esaustive, anche se non sono precisissime. Secondo me ci vuole un po' di fantasia anche a montarla, però devo dire che funziona. Sono riuscito ad assemblarla. Ed è funzionante come avete visto nel video. Prima di tutto c'è qua una batteria, quindi non va a filo, si spera. On-off è l'unico pulsante che voi dovete schiacciare fondamentalmente. Poi c'è un telecomandino, proprio un telecomandino, che alla fine sembra tipo quello di un televisore, boh sì, un televisorino, ha le frecce direzionali e i pulsanti. Adesso non tutti i pulsanti servono. Alle frecce direzionali un pulsante ok. Allora, adesso io vi dirò: ma perché cacchio ce ne frega noi di sta roba? Ma in realtà è una cosa intelligente. Allora, qua stanno cominciando ad arrivarmi messaggi a gogo perché il nostro gruppo Telegram ha raggiunto i 3.000 iscritti. Allora, quindi grande festa. E vabbè, spero non vi diano fastidio il rumore. Comunque, dicevo, perché ci danno un telecomando di questo tipo quando le funzioni sono solo avanti, indietro, sinistra, destra? Perché in realtà questa macchinetta ha un computer centrale, che è questo qui, che è un Arduino. Lì si aprono veramente delle cose molto interessanti. È un Arduino. È un circuito con il quale è possibile fare veramente tante cose diverse. E arriva preprogrammato con tre programmi. Il primo programma. Potete utilizzarlo con i segnali avanti, indietro, sinistra, destra per farlo andare. Il secondo programma serve per fargli seguire una linea nera. Io ho passato tipo tutta una giornata a stendere del nastro isolante in casa, ma lungo tutta la casa, per provare a vedere se riuscisse a seguirlo. Sì, lo riesce a seguire, ma fa un po' pena, quindi ho evitato anche. Gli altri programmi sono per gli infrarossi e per farlo, insomma, muovere. Comunque è una macchinina, quindi si muove. Si muove, ha del avoid crash system, che è questo sensore qui, che praticamente quando ti avvicini ad un corpo, lui lo evita. Non è stupida, non è stupida. Poi ha questo connettore qui che è il Bluetooth, quindi praticamente si collega al Bluetooth del vostro cellulare, del vostro smartphone, e da lì lo potete guidare molto molto meglio che usare questo, perché questo va con gli infrarossi, quindi dovete puntare per farlo funzionare. Vediamo se lo vedete. No, non lo vedete. Vi consiglio assolutamente di utilizzare quello dello smartphone se mai volete comprare, vorrete acquistare questo affarino. Allora, questo affarino costa 69 € su Amazon. Io ho un codice sconto che vi fornisco tranquillamente del 20%, quindi lo pagate di meno, lo pagate il 20% in meno. Allora, qualità costruttiva non è assolutamente male. Secondo me, per montarlo, il vostro bambino potrebbe metterci un paio di ore. E mi sono divertito facendolo. Tra l'altro, era una giornata in cui pioveva tantissimo,
era tipo una domenica di 2 mesi fa. Cioè, questa roba qua ce l'ho da 2 mesi. Devo fare, sono 2 mesi che devo fare il video, ragazzi. Arduino è una piattaforma libera, quindi voi potete prendere il vostro computer, attaccarlo, scaricare il software di Arduino e andare a fargli degli aggiornamenti, andare a effettivamente modificare il comportamento del dispositivo. Secondo me è un bel progetto per un ragazzo, un bambino sicuramente che si avvicina la prima volta ad un, diciamo, sistema robotico di questo tipo, potrebbe essere interessato. Potrebbe essere interessante farlo, montarlo, disfarlo, utilizzarlo per altri scopi. Alla fine è un Arduino, quindi potete attaccargli veramente qualsiasi cosa. Ci sono tantissimi, diciamo, plug da potergli attaccare, tantissime altre schede logiche da andare ad attaccare, quindi direi che potrebbe essere un acquisto sensato. Allora, se avete figli, secondo me è un bel regalo, anche perché così almeno hanno qualcosa da fare e da imparare sicuramente. Quindi, se invece siete grandicelli, potrebbe essere un buon esperimento. Magari se volete approfondire il discorso di Arduino, vi lascio il link del sito internet e magari anche il link per andare ad acquistare direttamente solo la board per fare tutti i vostri esperimenti con i vostri sensori. Ad esempio, volendo, potete utilizzarlo per calcolare il PM all'interno di casa vostra, cioè o la temperatura o l'umidità. Potete attaccargli un display, potete fare veramente tante tante cose. Abbiamo visto qualcosa di simile con il Raspberry Pi qualche video fa e ve lo lascio in alto a destra. Per il resto Arduino è molto simile, non ha un sistema operativo Linux come, però è basato comunque su Linux, però non è così performante come un Raspberry Pi, però si possono veramente fare delle cose interessanti. Quindi mi raccomando ragazzi, go check out di Smart Robot Car Kit 3.0 Plus, vabbè, lo smart robot di Elegoo, lo trovate su Amazon, trovate il link qui e procediamo. Sono sempre interrotto da mia moglie. Mi vorrà dire che è pronto da mangiare. Quindi, ragazzi, buon appetito perché questo video esce di domenica a mezzogiorno. Io sono Matteo Valenza. Mi raccomando, utilizzate i miei vari link qui dentro. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Lo so che questa cosa non è, diciamo, legata alle auto elettriche, anche se in realtà è un'auto elettrica, quindi, cioè, adesso piccola, non ci si può salire sopra, non la potete guidare, non si carica al supercharger, però, insomma. È un'auto a tutti gli effetti ed è pure elettrica, quindi siamo in tema perfetto. Grazie ancora. Ciao ragazzi.